Salve a tutti ragazzi e bentrovati qui al centro sportivo Bettinelli di Milano in occasione del primo derby degli youtuber tra Inter e Milan. Un qualcosa di diverso, e lo vedete anche dal mio outfit, perché solitamente quando si tratta di Roma-Lazio o Lazio-Roma lo gioco con i giallorossi. Oggi invece lo commenterò, mi divertirò a fare la telecronaca, che sapete è quello che amo fare di più nella vita. Vediamo però se ne varrà la pena, perché i protagonisti in campo non sono all'altezza chiaramente della Serie A. Ma ci divertiremo, io ho questa sensazione, perché le formazioni ve le presenteremo tra pochissimo, scenderemo in campo tra pochissimo, sentiremo i pareri dei protagonisti, perché prima ho qualcosa da dirvi di molto importante. In occasione di questo evento, il derby degli youtuber e OneFootball vi offrono la possibilità di vincere, tramite un link che trovate in descrizione, un contest che trovate in descrizione, la maglia della vostra squadra del cuore. Come funziona? Il procedimento è semplicissimo. Ve lo dicevo, in descrizione c'è un link sul quale voi dovete cliccare, rispondere al sondaggio, sono un paio di domande semplicissime, e il contest finirà il 31 ottobre. Una volta scaduto vi comunicheremo, io e OneFootball, su Instagram quale sarà il vincitore e chi riceverà appunto la maglia della vostra squadra di cuore. Oggi ovviamente c'è Inter Milan, ma non significa che soltanto i tifosi dell'Inter o del Milan possano vincere la maglia, qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra. Quindi un ringraziamento di cuore anche a OneFootball. Detto questo, però, cominciamo ad entrare in clima derby, andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Il clima è già atteso, siamo qui con i due capitani, Mirko Mengozzi, sponda Inter, Daniele Brogna, sponda Milan. Da chi parto? Gioca in casa l'Inter, parto Serie B prima, la Serie A dopo. Attenzione che lui da casalingo, giustamente, va su Brogna. Ho caldo. A caldo? Beh, fa molto caldo. Cosa ti aspetti da questo match, da questo primo Inter-Milan? Lo sai, chi parte bene è già a metà dell'opera. Spero che sia vero, perché non credo che noi partiremo bene. Quindi speri che non sia vero? Spero che non sia vero, così non lo so, ho caldo. Sei sicuro di riuscire a durare? Mezz'ora e mezz'ora sono i tempi, eh? Ah, tu mi hai detto 30 da 5 minuti. No, non era 5 minuti di partita e 30 di pausa. Ho capito questo io. No, Daniele, andiamo da Mirko. Già andiamo da Mirko. Svantaggiati. No, almeno già le mani avanti mettono. Mirko, voi in classifica. Mezz'ora è tanta roba però, ragazzi. Lo so, non è semplice, però comunque è un Inter partita bene in campionato. Quindi voi, youtuber, e non solo, dovete un attimo andare a dar continuità a questa partenza importante dell'Inter. I ragazzi li ho visti bene, sono molto carichi, ho guardato anche gli avversari, devo dire, sono molto scarichi invece, quindi qui potremo dominare la partita. Va benissimo, questi erano i due capitani, sentiamo una carrellata al volo dei protagonisti e poi partiamo con il match. Perché pensi di vincere il derby? Ah, io penso questo, non lo sapevo, scusatemi. Non lo so, forse perché siamo più belli. Quanto pensi che la prestazione di Mirko dei Nirchiop influirà in negativo per il Milan? Allora, io... Ah, è negativo? Ah, è negativo. Ma in realtà non lo conosco benissimo, però nel riscaldamento ci sono delle movenze in realtà anche abbastanza positive. Quindi secondo me non è da sottovalutare. Allora, Harry Lazza arriva senza uno scarpino, ma perché questa corrisponde alla scarpa d'oro? No. In verità avevo male i piedi e me la sono levata. Qual è il tuo ruolo in campo? Io tutto campo, attacco, difesa, centrocampo, anche portiere a volte, se volete, sta in porta, tutto. Quindi tutto. Stai già sottovalutando il tuo portiere? No, nel caso magari esce, io metto sulla riga della porta e la parte. Pronostico secco. Vinciamo noi, non so quanto, ma vinciamo. 7-0 Inter. Attenzione, questo è mettere le mani avanti oltre lo stadio. No, essere realista. Realista proprio. Vediamo che succede. Bene, questa è la carrellata di protagonisti. Adesso c'è soltanto una cosa che voglio fare prima di partire, visto che abbiamo un ospite d'eccezione, Mirko Mengozzi, speaker di San Siro, sponda naturalmente nerazzurra. Vorrei che fosse lui a leggere e a presentare i protagonisti dell'Inter che scenderanno in campo. Gigi il portiere, Luca Marredo, Fabrizio Cardone, Gabri dei Pirlasvi, Insa, Tav e io, Mirko Mengozzi. Perfetto, perfetto, perfetto. Sportività da parte dei rossoneri, che vado invece a presentare io, e quindi vado subito a chiamare Giulio Mengolini, il portiere. Dovrebbero applaudire i nerazzurri, ma applaudo anche con molta autostima i rossoneri. E poi vado a chiamare Yas, primo dei tre in difesa. Abbiamo Mirko dei Nirchiop. Abbiamo Luca, lo zoccolo duro. Abbiamo Lollo dei Milanisti. Forse il protagonista, l'uomo più atteso della giornata, che non è il pallone, ma è Harry Lazza. E poi, per ultimo ma non per importanza, il capitano. Lo avete già sentito. Ci vuole un attimo di concentrazione. Con la maglia numero 9, Daniele Brogna.
A modo suo, a modo suo. Adesso è veramente tutto pronto per l'inizio di questo Inter Milan. C'è Dav sul pallone, calcio d'inizio affidato ai nerazzurri. Si attende soltanto il fischio d'avvio del direttore di gara Lorenzo Fedele, che arriva in questo istante. Primo possesso del derby. Con le mani direttamente verticale su Brogna. Un buon pallone di Mirko per Brogna, che vuole il mancino. Non male, il primo vero squillo di partita. Accenna il doppio passo, poi scava un pallone dentro, doppia deviazione, il Milan prova a ripartire, non riesce ad andare però lo zoccolo duro, che trova anche il sostegno di Mirko. C'è invece il rimorchio di Marreddu, che si coordina, Mengolini, pallone lì, Mengozzi non la tiene in campo. Può triangolare con Mengozzi, che cerca il tocco di ritorno, impreciso, Cardone corre, ma ad arrivare sul pallone, con lo zoccolo duro, che riparte in percussione. Va benissimo fino in fondo lo zoccolo duro, ha trasformato l'azione in contropiede, fa tutto da solo, si mette in proprio, poi affonda, il campo finisce, c'è anche Gigi. Comunque da premiare, possiamo dirlo anche noi qui dalla Marconi Cam, l'assolo dello zoccolo duro che si è fatto praticamente tutto il campo. Lazza litiga con il pallone, lo tiene poi, cerca di scavarla al centro e Milan in vantaggio, credo senza deviazioni. Il gol è di Henry Lazza, che fa 1-0 per i rossoneri. Lo abbiamo annunciato come l'uomo più atteso del match. Qui voleva crossare, ma il calcio è anche questo, la palla entra in porta. E poi arriva Gabri che ci dice, scusi Gabri, c'è dell'acqua, ma del resto sono in forma i giocatori, lo abbiamo detto anche nel pregara. Tocco centrale per Lollo dei milanisti, disturbato da Inza, ne ha tre addosso e gliela portano naturalmente via. Riparte Inza, Dav è solo, Inza si mette in proprio, affonda e difende perfettamente lo zoccolo duro. Ma qui Inza sbaglia completamente la scelta, perché aveva due uomini tra cui Dav completamente solo. Si è messo in proprio, è andato giù, credo si sia anche fatto male da solo, perché il fallo non c'è, possiamo dirlo. Io credo che il buon Federico Melzi sia pronto a prendere il posto di Inza. Allora, Inza si è fatto male, entri tu, che però sei della Juve. Sì, sì, però Freddy guarì. Beh, è un po' il Vidal, lui è un po' il Vidal e quindi ci siamo. In bocca al lupo. Attenzione che il portiere non è altissimo, ma vola. Parte con il destro, lo zoccolo duro e vola, sì, sul palo Gigi. Lancia lo zoccolo duro, è solo Brogna, deve lottare con Melzi, lo passa, Brogna col tocco sotto e stavolta ha desiderato un po' troppo da se stesso. Poi però arriva giustamente il comandamento di rialzarsi, perché c'è ancora una gara da giocare, questo finale di primo tempo e poi tutta la ripresa. Dalla parte opposta intanto c'è il tentativo di Cardone, il rimpallo che favorisce Gabri, poi ancora Cardone col destro che diventa un assist per Marreddu. Tapin vincente e 1-1, adesso è parità proprio al tramonto del primo tempo. È un gol meritato, se posso permettermi, quello dell'Inter, in particolar modo di Marreddu. Fati, come hai visto questo derby nei primi 45 minuti? Guarda, 1-1 che ci può stare. Però secondo me Milan ha sprecato tanto. Milan poteva far di più. Nonostante l'Inter abbia comunque controllato la partita. Sì, c'è stata qualche occasione anche per l'Inter, ma secondo me il Milan sotto porta poteva concludere. E si riparte con il tocco di Brogna. A rimorchio Lollo dei milanisti. Va a chiudere Cardone, che ha preso un colpo. Per il momento si gioca. L'arbitro lascia correre, quindi Lazza, che si accentra, arriva anche in zona tiro. Occhio al destro! Eccolo qui! E se quello del primo tempo era un cross e non un gol voluto, questo sì che era un marchio di fabbrica. Ieri Lazza. Poi occhio al brivido, c'è Brogna che porta via il pallone. Daniele Brogna fa 3-1 per il Milan. Ho avuto paura che scegliesse il cucchiaio anche qui. Ancora a lanciare lo zoccolo duro, sempre per Brogna, che adesso ha preso fiducia, ha trovato già il gol. Vuole di nuovo il mancino, che è un assist per Lazza. E questo è grande calcio.
tripletta per Lazza, assist e gol per Brogna. Il Milan con quei due lì davanti fa paura e cala il poker. 4-1. Non deve sedersi il Milan come suggerisce Lazza, deve reagire l'Inter come suggerisce Cardone in possesso. Vuole ancora il destro deviato, Mengolini super. Non era facile per la deviazione e invece c'è anche qui il portierone con il dubbio capello, ma questo insomma non è importante. Il Milan non si siede, l'ho detto prima Lazza e adesso lancia lui per Mirko, grande controllo e destro, GG! Lazza a chiudere, Mengozzi su di lui, Lazza legge benissimo il tutto e poi lo zoccolo duro favorisce Brogna, il velo per Lollo che riapre sullo zoccolo duro che entra in porta con il pallone. È un grandissimo contropiede quello del Milan, Manita 5-1 e gol meritatissimo per questo signore qui, perché ha fatto una partita clamorosa difensivamente e adesso si regala anche la gioia personale, quella che forse taglia le gambe all'Inter in modo importante. Poi corto, il pallone per Mirko, stavolta legge bene Gabri, occhio che è il Milan a regalare una chance all'Inter. Gabri! Eccolo qui l'errore, ne ha fatti due l'Inter, a inizio ripresa ed è stata sempre punita, stavolta punita il Milan. 5-2, forse è presto per dire partita riaperta, ma 5-2. Il Milan ha tenuto bene dal punto di vista dell'attenzione, poi un unico errore e sono stati puniti, ma c'è ancora Brogna! C'è ancora Brogna! Col gol del 6-2, doppietta per Brogna, stavolta non pallonetto, ma volé con il mancino. C'è ancora campo per Brogna, uno contro uno, passa col tunnel su Marreddu, vuole concludere. Brogna con GG che nega la seconda tripletta della giornata, la prima per Brogna dopo quella di Lazza. Stiamo entrando nel rush finale della partita. Un gol adesso riaprirebbe tutto. Corto Cardone, viene incontro Gabri che la gira col mancino, eccolo qui il gol, eccolo qui il mancino di Gabri. Cardone cerca di rientrare due volte, poi calcia con deviazione, torna anche Lazza, tra una mano in questo finale ci mancherebbe. Poi Melzi su Lazza, duro ma regolare, Cardone da Melzi ha chiuso Mirko. Palla per il 5 che può andare uno contro uno con Gabri che ha segnato adesso e vuole dare un senso al suo gol. Recupera su Mirko, riparte per l'Inter, si apre e viene servito Cardone in area, se l'allunga, poi mette al centro ed è 6-4, meno 2 per l'Inter. Attenzione al finale, si sta riaprendo tutto. Suola efficace sullo zoccolo duro, poi Dav se la sposta sul sinistro, non riesce a calciare, la palla è lì e arriva il gol del meno 1. Arriva il gol del meno 1, ancora Gabri, 6-5, sta succedendo l'impossibile, da 6-2 a 6-5 e c'è ancora tempo, 5 minuti più recupero, la palla esce, rimessa Inter, batterà lui, palla per Gabri, tutti in the box in casa Inter, con Gabri che conduce un assedio finale, cerca il tocco, ha chiuso Lollo ma insiste Gabri col sombrerone. Melzi cerca un tocco dentro con la palla che non filtra, Melzi difende col corpo su Yas, poi colpo di tacco efficace, Marreddu dentro il pallone per Cardone, destro! Destro di Cardone, incredibile, ha rimontato l'Inter, 6-6, vieni qua, 6-6, l'ha cercato e l'ha trovato il gol del pari, vieni qua. Commento a caldissimo, gran gol, ce lo meritavamo, stavamo facendo una grande partita, vai vai a giocare che non è finita. Non è finita, 6-6, ma c'è ancora tempo. Attenzione, perché adesso l'Inter vuole vincerla. Il Milan tornare avanti. Ma che cosa sta succedendo? Come primo Inter-Milan non potevamo chiedere di meglio. Comunque andrà su Lollo dei milanisti. Attenzione che Gabri gliel'ha portata via. Attenzione che il Milan difende poco. Gabri calcia in porta! E 7-6. Non so che dire, 7-6, si toglie la maglia, giallo in arrivo, ma non credo che importi molto a Gabri. 7-6 per l'Inter, 2 minuti, 2 da ora, 120 secondi, il Milan ne vuole farne uno, l'Inter è stata sotto e è rimontato, vediamo se i rossoneri faranno la stessa cosa con Lazza che difende, poi Melzi gliela porta via, fa ripartire l'Inter con Dav, salta Lollo, è andato via, dalla parte opposta a Marreddu arriva il pallone, Yas però in copertura. Prova a passare Mirko, la palla è fuori, rimessa Milan. Con le mani Mirko per lo zoccolo duro. Finta di andare sul destro e va sul mancino, poi in buca il pallone per Mirko in area, si gira! Si gira! 7-7! 7-7! Non è vero!
Non è vero! 7-7! E adesso è disperazione totale in casa Inter, è finita così, credo. 20 secondi, se è 7-7 si va ai calci di rigore. Fischia due volte il direttore di gara, si andrà ai calci di rigore, un finale tutt'altro che atteso perché la partita sembrava finita. Poi rimontata dall'Inter, in parità, rimonta completata e poi 7-7 e poi calci di rigore e poi grazie ai ragazzi che ci stanno facendo godere in questo primo Inter Milan, pazzesco. Pronti a partire con la lotteria dei calci di rigore, sarebbe campionato in teoria ma non interessa perché il derby non può finire in parità. Gabri, rete! Aveva intuito Mengolini, adesso tocca a Harry Lazza contro Gigi, tripletta in partita per Lazza che vuole segnare il quarto gol e spiazza Gigi, 1-1, parte Dav. Lo sbaglierò anch'io dopo. Para Mengolini, attenzione! E adesso vediamo come risponde il Milan con Daniele Brogna, che è cresciuto alla distanza in questa partita. Sinistro, rete! Rimane fermo Gigi, angola Brogna, e avanti il Milan. Federico Melsi, che è entrato al posto di Insa nel corso del primo tempo. E qui Mengolini non ci arriva, segna Melsi. Adesso se Lolo dei milanisti segna, il Milan rimane avanti, altrimenti si torna in parità. Parte Lollo e para! Para Gigi! Una parata per parte, altri due rigori a testa. Se segnano sempre tutti, si va ad oltranza. Ma sembra infinita questa partita, anche dal dischetto. Pronto Marreddu. Destro, rete! Non arriva Mengolini. Lento ma efficace, palo e gol, resta lì il Milan, si resta pari, ultimo rigore per l'Inter. Alto l'errore di Cardone che potrebbe rivelarsi fatale per l'Inter perché neanche a farla apposta, c'è il migliore in campo in casa Milan, almeno nel pacchetto difensivo, è pronto lo zoccolo duro. Parte lo zoccolo duro e segna! Il Milan si aggiudica la prima edizione del derby degli youtuber di Milano, batte ai calci di rigore l'Inter dopo una partita dominata a inizio secondo tempo, in cui però hanno visto la morte in faccia perché si sono fatti rimontare fino a 3 secondi alla fine, poi il gol di Mirko ha ridato vita e si rivela decisivo perché vincono i calci di rigore i ragazzi in maglia rossonera. Andiamo a chiudere il video perché siamo ormai lunghissimi, ma un ringraziamento già lo faccio a tutti quanti per questa bellissima partita. Signori, intanto complimenti a tutti, fatevi un applauso per questa prima edizione del derby. Dov'è lo zoccolo duro? Segna rigore decisivo al volo, un commento? Sembrava Milan-Rio Ave, praticamente gol a 10 secondi dalla fine, rigori, pale, alla fine meno male siamo passati. È vero, è un bel periodo dal dischetto per il Milan. Allora io vorrei dire una cosa per chiudere, perché Lazza come vedete ha già la valigia, non perché se la tira ma perché realmente è in ritardo, deve andare via. E allora ripeto, complimenti a tutti, vorrei fare un ringraziamento, intanto vi ricordo il contest di OneFootball, link in descrizione, ma poi un ringraziamento speciale ai tecnici, grazie a Stefano all'audio, grazie a Isabella al video, grazie ai fotografi, a Edoardo, a Laura, grazie a Tadino che ci ha supportato, grazie a Corax, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima edizione del derby degli youtuber, Roma-Lazio in ordine cronologico, e poi torneremo anche a Milano con un ritorno che secondo me sarà infuocato, e allora vi saluto, ciao ragazzi.